Anche la provincia di Vicenza si mobilita in aiuto delle famiglie sfollate sopravvissute al sisma in Marocco, ma rimaste a centinaia senza tetto. Oltre alle tante associazioni a vocazione umanitaria sparse per il territorio e la numerosa comunità marocchina che ha messo le radici in Veneto, il comune di Malo, particolarmente sensibile al disastro, il sindaco Moreno Marsetti, discendente infatti per via materna da una famiglia marocchina, organizza una maxi raccolta di materiale da inviare a Rabat. All'indomani del 9 settembre, del terremoto che ha devastato decine di migliaia di abitazioni intorno a Marrakech, lasciando morti e feriti e desolazioni, da Vicentino erano partite più iniziative. Oltre 3.000 le vittime stimate, 25.000 le persone che hanno riportato lesioni. È ancora registrata a 6,8 gradi la magnitudo del movimento sotterraneo. Accampamenti non si contano più. Si dovrà lavorare per mesi e c'è effettivamente bisogno di tutto. Oltre ai canali istituzionali di solidarietà attivati da Croce Rossa, Italia, UNICEF e altri enti di volontariato come parrocchie e comuni, si sono attivati a Vicenza e provincia. Il comune di Malo, in sinergia con numerose associazioni, ha avviato infatti la raccolta di beni di prima necessità. Sabato 23 settembre si raccolgono donazioni, tende, torce, pile elettriche, sacchi a pelo, piumoni e quant'altro, materiali di primo soccorso e altri come abbigliamento invernale in buono stato, zaini, materiale didattico, eccetera. Gli aiuti possono essere conferiti dalle 8:30 per tutto il giorno nei punti di recinzione a Malo. Piazza Vecchia, Viale dell'Industria, Via Colleoni a Molina, Piazza Bassetto a Santo Mio, Via Segre, oltre che nei supermercati Famile e Coop.